Jim Noir, Hini Mini. E allora noi proseguiamo in questa ricerca tra il falso e il vero, tra colui che inganna e invece è sincero e colui che è sincero e invece inganna. Bene, è stata insomma girato per le agenzie per un po' di tempo una notizia. È stato scoperto un inedito Fabrizio De André, un inedito che nessuno conosceva. Ma quando è stato fatto, quando non è stato fatto, e tutti impazzivano perché dicevano: ma guarda, questo pezzo di De André è veramente bello, interessante. Sì, insomma, dov'era? Magari forse impazzivano, ma insomma, si intitolava Mezzo litro. Sentiamone un pezzettino. Dai. Davanti a una bottiglia almeno mezzo litro il mio, e se l'altro mezzo avanza, l'altro mezzo lo bevo io. Alzo il gomito un po' troppo, non ricordo quasi niente, e anche se non sono allegro, sono sempre sorridente. La mia non è di certo una grande reputazione, ma non sono un assassino, sono solo un ubriacone. Eccolo qua. Mezzo litro di Fabrizio De André. Si sentiva chiaramente, uno dice: ma guarda tu, ma dove, una specie di provino, era provino inedito del 74, così è stato venduto. Ma guarda un po', ai tempi in cui lui aveva già fatto La buona novella, stava preparando Non al denaro, Non l'amore del cielo, aveva tempo anche per fare questo mezzo litro. E invece, tutti lo hanno preso per buono, dunque vero, e invece no, cioè falso, nel senso che di De André non c'è nulla qua. Tutti no, è vero. Che sappiamo che la Dorighenzi si è pure un po' affuriata. Vero Leandro Gioni? Buonasera a tutti e buone feste. Ciao Leandro. Mariuolo che ti sei vestito dei panni di De André, e tutti, qualcuno, una parte ci sono cascati, qualcun altro no. Sei stato bravo. Diciamo che sono il protagonista poco involontario di una delle più grandi burle musicali degli ultimi anni, mettiamola così. Vabbè, ti vuoi pompare un pochino. Ecco, in questo poco involontario, insomma, sì, che è bello, che tu hai appena espresso, c'è insomma la dichiarazione di intenti. Insomma, la bufala l'hai architettata. Diciamo in parte, perché io questa canzone l'avevo scritta nel lontano 2003, alla tenera età di 20 anni, sì, e tutti mi dicevano che somigliava a Fabrizio De André, lo stile, il testo. Effettivamente. L'altro anno allora che ho fatto, ne ho incisa per scherzo questa versione, sì, così imitando proprio la maniera di Fabrizio De André, mettendo pure i frusci di sottofondo, per farla sentire agli amici, per scherzare, così. E uno di loro mi ha detto: guarda, se una cosa del genere la metti in rete, ingannerebbe almeno il 50% delle persone. E allora così, un po' per gioco, un po' per curiosità, l'ho lasciato fare. Certo, tu gran sola, ci hai messo pure il fruscio del disco, del vinile. È stato un piccolo regalo per i miei amici, che poi invece l'hanno sentito all'incirca 80.000 persone. Bravo. Una bufala di mano. Ti è sfuggita di mano la bufala. Questo succede quando le bufale, devo dire, sono ben architettate, sono ben fatte, oppure, come dire, trovano terreno fertile. Ora, prima noi dicevamo molti ci sono cascati, ovviamente non ci sono cascati coloro che hanno palati raffinati e orecchie fine, non ci sono cascati coloro che conoscevano Fabrizio da tempo e lo hanno magari anche frequentato, però una pletora di persone magari non così competenti è stata ingannata. Non ti senti un po', come dire, mariuolino? Ma quello assolutamente sì, però il mio è una cosa fatta in totale bonarietà e soprattutto con grande rispetto, perché per me Fabrizio insomma è veramente un maestro, una sorta di padre spirituale. Leandro, voglio dire, tu non hai voluto mancare di rispetto, perché so che sei un fan totale del grandissimo poeta Fabrizio De André. Assolutamente, infatti la prima cosa che ho fatto è stato scrivere proprio la Fondazione De André a Dorighenzi, spiegando che si è trattato proprio di una burla che ha sortito un effetto, diciamo, totalmente inaspettato. Come l'ha presa Dorighenzi? È proprio Dorighenzi mi ha risposto, e nel formularmi gli auguri di Natale è stata, diciamo, abbastanza lapidaria, e comunque però ha apprezzato il mio chiarimento sulla questione. E poi mi ha citato una bellissima frase di Fabrizio De André, che tra l'altro ha detto durante un concerto al quale ero presente, e cioè? Che dice: c'è ben poco merito nella virtù e ben poca colpa nell'errore. Ho detto, mi dice una cosa del genere, è come se fosse una laurea per me. Va bene, dai. E vabbè, del resto Dorighenzi giustamente ha, come dire, stigmatizzato nel modo migliore quello che è stato il tuo scherzo. Senti, caro
Caro Leandro, noi siamo stati contenti, adesso però a questo punto ti aspettiamo ad una prova ben diversa, che è quella invece della tua originalità. Quindi noi ti aspettiamo al varco, sappilo. Sarò ben lieto di essere da voi, se un giorno mi ospiterete. Qualcosa di personale, Leandro? Assolutamente, va bene. Però comunque le mie canzoni sono disponibilissime in versione Leandro Giori e non in versione imitazione di qualcun altro in giro per la rete, insomma. Vabbè. Non vendo nulla. Prometti che non lo fai più? Assolutamente, vabbè. Giuro. Ciao Leandro! Ciao, grazie a tutti. Stai bene, caro Leandro. E questo invece è vero, questi è Massive Attack.